Salve a tutti utenti di YouTube, benvenuti su GameStream, qui è Matteo che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta ci troviamo su Call of Duty Black Ops. Come ospiti oggi abbiamo The Receptor degli Illegal Gamers. Bella ragazzi. E Sixy, che conoscete già per il suo ruolo nella campagna di Left 4 Dead. Salve a tutti. Allora, siamo qui su Black Ops, ma per fare tanto gli hipster non siamo su Black Ops 2, che è uscito di recente, a novembre, ma siamo sul primo Black Ops a fare una partita in modalità zombie su Kino del Totem, la mappa classica zombie di Call of Duty Black Ops, perché la facciamo così. Per tornare alle vecchie origini. Siamo nostalgici. Insomma, comunque vi consiglio di passare dal canale degli Illegal Gamers, di cui The Receptor è uno dei due fondatori, uno dei due membri. Come possiamo dire? Spiega tu. Sì, fondatori. Ok, diciamo fondatori. E allora, abbiamo già superato il primo round in cui usare il coltello è d'obbligo, perché è il modo migliore di pigliare punti. Procediamo con il secondo. Ok. I zombie sono ancora deboli. Sì. Verso la quarta andata. La quarta andata iniziamo ad aprire le porte. Penso che non serva spiegare come funziona la modalità zombie di Black Ops. Ovvero che è più un gioco a sopravvivere più che ad andare avanti. Date una mano qua. Dove sei? Oddio. Di sopra. Ok. Sì, vabbè, ma ti sei comprato, il fucile a pompa. Cioè, ma dai, come fai a comprarti il fucile a pompa? Ho finito la missione della pistola. Ma usa il coltello, scusami. Vabbè. Il primo round con la pistola. No, vabbè, sì, fai 4 proiettili di pistola e ne fai il resto di coltello, così lo ammazzi una coltellata. In pratica ragazzi, una coltellata da 130. La pietra? La pietra non lo so, non l'ho presa io. Comunque notiamo che Six è l'ubriacone russo. Io sono il giapponese fissato. Io sono il giapponese fissato con l'onore e lui coso, The Receptor è l'americano. Povero Richtofen, il dottore Tedesco, che non è presente. Infatti siamo in 3, non siamo in 4. Matteo Kawaii. Come vai? Oddio, questa non so chi la capirà. Ragazzi, Pitone è reale. Pitone è reale. Ecco. Dovete sapere, signori, che nelle preparazioni si parlava del più e del meno. Abbiamo notato tipo su subito.it che vendevano nella zona di Six i pitoni reali, così. 200 euro. Tuttora mi continuo a pensare alla consegna a mano. Sento. Come per esempio sono anche ad mobile. La papa mobile, abbiamo trovato pure la papa mobile. Che belle le cose, i siti di e-commerce, trovi le peggio cose. Sembra tipo un mercatino delle pulce organizzato da ubriachi. Ok, costruiamo qua. Ancora siamo al terzo round. Io direi di aprire più o meno, cioè piuttosto quando arrivano i cani. Quindi verso il... Non allora, quando più. Inizia a farsi i tuoni, eccetera, eccetera. Sì, però può non essere mi ricordo se era il settimo. Tra il quinto e l'ottavo, a caso. Poi ritornano ogni 5 round, mi pare. O 4, non mi sì, ricordo. Sì, no, 5. Vabbè. Tanto poi possiamo anche sperare le munizioni, quindi... Sì, infatti. Tanto poi ovviamente si va ovviamente da sopra per poi trovare il carissimo MP40. Ovvio. Perché questa mappa è suddivisa in una serie di porte da aprire qua sotto, dove stavo mirando, e qua dove sto mirando ora qua sopra. Ok, tu utilizzando. Ah, sono già entrati, bello. Madonna, che... Ai. Io sto facendo un po' di rape. Allora con la pistola non muoiono, eh? Eh no. No, con la pistola che... Allora, la pistola caccia tipo 20, conta che al primo round hanno 100 di vita. Al quarto mi pare che hanno tipo 400. No, al 4 ne ho 350, scusami. Che dentro mi ricordo te, bene. Dentro. Attenzione pure. Aia. Tanti punti per noi. Sono pure di sopra, bastardi. Sì, ok, oddio. Aia, mi hanno menato. Non riesco ad uccidere per via del lag. Ok. Sta laggando. Io vedo 4 tacche per me. Vabbè, perché sto stando no, io. No, mi ha fatto una laggata di quelle improvvise, no? Quelle surprise, ma da fuck. Viva Call of Duty. Ok, chi apre? Uno dei ragazzi, vari motivi ragazzi, per ragazzi. Cui io odio Call of Duty, guarda. Guardatemi, ragazzi. Poi io apro la prima porta già da mo per evitare che ci troviamo solo. Sì, un secondo solo. Chi vuole la vodka? Arrivo.
Che vuole la vodka? No, la mia vodka! Dai, ammazziamo, io ammazzo questi ancora col coltello, vediamo se ce la faccio, se no passiamo Vediamo oltre. il fail. Aia, sì, No, sì. infatti. Come l'ho detto! Aspetta, rianimatemi veloce così apro l'altra porta. Ok, corriamo. Via, via, via! Oddio, 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 Fuoco alle polveri. Andiamo a pigliare le armi. Ah, buona la nucleare. Che sì. ammazza tutti i zombie presenti nella mappa. Prendiamo la P40. È ovvio, sta mitraglietta. Ma perché anche con il fucile a pompa? Forse è l'arma più forte della zombie, quasi. Di quelle trovabili così comprabili. No, c'è anche l'HP, no? Che è Sì, ma ha buono. 20 colpi. Basta No, ne ha spar. 30. No, no, come caricatore ne ha 20, fidati nella zombie. Non ti ho fatto caso. Sì, non so perché che Attenzione, senso ma abbia. te. Dannazione. Aspetta. Faccio una figura di merda qua su YouTube. Mica Vai, male. copriti. Oh, ragazzi, mo, però non c'entra niente con il primo Black Ops. Voi avete Black Ops 2? No. Probabilmente. No, io no. Cioè, se pensavo che era rivolto a chi ci seguiva. Vabbè, anche a chi vi segue. Mi pare che Black Ops 2 Quelli sì. tanto per cambiare ha venduto miliardi. Sì, ma mo qua anche con Arrivano i nuovi i canacci. DLC che ha fatto. Guarda, io non lo compro, né lo comprerò per vari motivi. Guarda, già mi sento un cretino per aver comprato Modern Warfare 3. Ogni Vabbè, volta. Cioè, quello. sapete com'è la situazione con MW3 mia? Allora, l'ho comprato. Da quando l'ho provato, poi ho finito per incazzarmi e non giocarci più. Ogni volta che lo vedo nella mia libreria dei giochi, tra virgolette, dato che usiamo i termini che usano anche Steam, ad esempio libreria di giochi, ogni volta mi fustigo. Quindi potete notare che forse ho i lividi sulla schiena. Ogni volta che mi vedo, mi piglio tipo quei frustini che si diramano, no? E me lo meno sulla schiena. Quindi ragazzi, la sostanza è non Che comprate Matteo Modern sia, sì, si Warfare 3, frustra solo. sennò È che diventate sono masochista. masochisti. Ecco. Diventate Perché dei compravo Black Ops 2 masochisti. e iniziavo a darmi martellate alle Ma palle, mi sa. c'è un, ca Scusate un la cane volgarità. buggato o sbaglio? Oh, venite qua, c'è un cane buggato o sbaglio? Dove? Qua, qua, dove sono? Aspetta. Questo? Sì, soldato. Ah, quelli che muoiono strambi, sì. Sì, c'è gente che Caricate, tipo. Ci sono alcuni cani che muoiono caricate. tipo. Vabbè, sì, ho Vabbè. perso un 10 proiettili. Sti Ah, cazzi. non No, sapevo, ma io io ero con carico. MW3 praticamente mi incazzai. Presi il CD, lo buttai all'aria. E si Oh era mio fatto un Dio, enorme davvero. graffio. E l'ho Poi. messo di nuovo dentro la PlayStation. E funzionava benissimo. Cioè, Che brutta assatanato. storia. Io mi ricordo che su PS1, quando ero piccolo, avevo un CD di un gioco di Gundam. Gundam, mi pare che era il secondo gioco che hanno fatto di Gundam Wing. Ecco, io mi Oddio. Ah, no. ricordo che tu vedevi sto CD era distrutto, ma distrutto forte. Tra un po'. Non, boh, c'erano righe giganti, sembravano tipo tagli di coltello. Però vedevi funzionava benissimo, funzionava meglio di giochi che avevano un graffietto minimo e non funzionavano bene. No, ma quello Ovviamente di MW3 erano è. originalissimi giochi. Sì, Ovviamente, immagino. però. Ovviamente. Come il famosissimo Pokémon per PlayStation, non so se Ma chi non l'ha l'avevate. cercato, cazzo? Chi non l'ha cercato? Quello col coniglietto spastico. No, io No, ero ma voi uno dovete che. cercare Allora, Nintendo io. DS e Pokémon Marrom Merda, cioè. Quello è del Game Boy Advance, quell'hack. Comunque, no, quello che avevo io di Pokémon PS1 non era quello dei coniglietti che. Cioè, era simile. Però mi ricordo che c'erano tipo questi mostriciattoli che sembravano i Goomba di Super Mario. Non so perché. Ho sto flash, ero molto piccolo, quindi potrei ricordare male. Ma forse erano effettivamente quello dei coniglietti, ma non lo so. I coniglietti malvagi. È stato un trauma, penso, per l'umanità. Guarda. Solo qualche anno più tardi ho capito perché non c'era Pokémon su PS1. Che cosa brutta. I sogni di un bambino che non sono Un'infanzia mai. buttata all'aria. Esattamente! Un'infanzia buttata a cercare Pokémon per PlayStation. Cazzo! Madonna. Beh, ragazzi, chi apre la porta? Guarda, indovina un po' chi ha più soldi di tutti. Depositali nelle banche svizzere così non te li tassano neanche. Meno male. Loro l'hanno aperta, eh. Prendili, sennò i politici italiani te li prendono prima. No, no, allora li deposito in banche svizzere. Poi devi votare coso? Reznov, così cacciarino sulle armi. E sulle vodka. Sulla vodka di coso. Aia, Aiuto, aia, aiuto, vaffan bagno, mi hanno stuprato in aiuto, 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 aiuto. 50. Non ho capito, Ok. sono laggato, ma mi hanno stuprato in 50 questo sicuramente.
Beh, quello ok, credo succede che quasi questa sempre, partita ma finirà prima, cioè stai tranquillo. Prima del previsto, speriamo che guarda. Io cerco di avvicinarmi strisciando. Vedete se riuscite ad arrivare qua. Ma cazzo. A... No. Aia, 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 sei da su. Appunto. Sono circondata. No. Matteo, che ho aperto la porta. Mi hanno superato. Bene. Famo un'altra? Famo di nuovo? Ma sì, facciamo di nuovo. Di sì. Ah, vabbè, dai. Fail su tutto YouTube, ma... vabbè, dai. Riproviamo a farla dall'inizio, tranquilli. Niente tagli né niente. Ve la spiattellemmo in faccia sta figura di merda. Non dovresti parlare però, eh. Sì, infatti sono morto due volte. Ah no, due o tre volte, non mi ricordo, ma io ho preso tre volte. Ok, si contano sulle punte delle dita, ma faccio cagare davvero. Partiamo subito, va. Aspettiamo la fine del caricamento, va. Beh, oddio. Dubito che le intenzioni fossero quelle di fare un video decente, contando tanto. Contando che siamo già su Black Ops 1, non sul 2 tanto per dire. Però devo dire che comunque la zombie di Black Ops 1, almeno quella del Black Ops 2 che non ho giocato, non so, era davvero fatta bene, nonostante il gioco il resto faccia cagare proprio i morti, secondo me. Nonostante le due mappe in croce, però comunque. Vabbè, purtroppo. Ok, io sono riuscito in un... DLC, sì. Con qualche magheggio sono riuscito alla fine ad ottenerle più o meno tutte le mappe di Black Ops Zombie. Quella sulla luna com'è? Me lo sono quella è l'unica che mi manca. Ah. Io ce l'avevo prima tutte. Sai, con l'account metti sull'altra PSN. Sì, è questo, io intendo questi tipi di magheggio. No. Siccome avevamo quattro account. Poi che l'hanno limitati a due. All'improvviso non ne avuto più, cioè non ce l'avevo più. L'odio. L'odio profondo, no, l'odio. Però... Ne è annata Sony. Ok, passiamo subito al round 2. Questa volta dobbiamo farla di fretta. Facciamo di fretta, se no davvero è noioso. Ok, proprio. Facciamo anche i quick scope se vuoi. Con le pistole. Con l'arma dei quick. Tanto per citare le vecchie. Madonna, i vecchi tormentoni. Intervento. Ma è bello che c'è su Black Ops 2 Nuketown Zombie. Sì, infatti, com'è? Cazzo. Ah, beh. Però. Non mi ricordo che quella mappa fosse il massimo della comprensibilità del gameplay, Che poi non ho capito perché la votavano tutti quando capitava. Che tipo ti facevi tre partite di fila in Nuketown? Perché. Tipo, mi ricordo che mi inchinai e piansi quando vidi che in una patch. Hanno per me, cioè hanno fatto che se una mappa usciva più troppe volte di fila non poteva più essere votata. Quindi finalmente potevo smettere di fare 50 partite su Nuketown di fila. Sì, che tra un po' finivano i server e praticamente era tutto Nuketown. Il gioco era diventato Nuketown 24/7. Poi infatti hanno fatto la playlist di Nuketown 24/7. Giustamente. Oddio, non contento, qua c'è una mucchietta di due. Zombie non indifferente comunque. Nuketown 46 dice. Oddio. La pessima questa. Due pelle. Oh, questa non devi gambizzare. Scusate, mi venite ad aiutare? Io non c'ho più munizioni. Ah. Fanculo. Perché no, non so se ci avete presente quando il recupero delle vite, della vita, no? Cioè avete il coso rosso, però a volte succede che non l'hai recuperata tutta e quindi ti buttano subito giù. Ok, abbiamo preso il doppio dei punti. Ok, qua stanno uscendo altri zombie. Faccio per poco. Dopo ti faccio la parcella poi. Così ti puoi comprare la papa mobile. Dai, non potete privatizzare gli ospedali. Vabbè, la papa mobile da usare in colore. Sì, che figo andare a scuola con la papa mobile. Ricaricate? Sì, caricato. Ok. Oppure. Perfetto, dai. Il pitone reale. Cioè. Porti il pitone reale. Animale da compagnia. Guarda, da compagnia. Non nascondi sulla sedia del professore al posto delle puntine da disegno. Tanto per dire. Ma sì. Tanto gli staccherà solo il culo, ma. Dai, i culi non hanno mai fatto scoppiare una guerra. Qua stanno entrando. Qua stanno. Si sta iniziando a fare la mucchiata. Anzi no, okay, ci stanno anche vengono una alla volta, ma ci metto mezz'ora ad ucciderli. Il punto è questo. Oddio ragazzi, cioè
Ok, morto. Qua io ci sono, c'è una marea di zombie. Arrivo. Culo al sangue. Si iniziano a venire verso lì. Sotto, avvisatemi, perché c'è il volume basso del gioco e quindi non sento anch'io. Loro che urlano. Ah vabbè, c'è un colpo per uccidere, meglio. Assaggia la mia lama, sacco di merda. Cazzi. E sti cavi, voi sti cazzi. Morto. Figati, ho sti zombie. Ok, raga, chi aspetta, mi era passato sempre sexy. Io, sempre io. E ovviamente. Inizia ad aprire, su. Voilà. Dove? Ah. Penso non lasciatemi indietro. Dai, la seconda la apro io, va. Dai, c'ho il piede. Dai, Ryan, ce la possiamo fare. Fa troppo paura. Non ti preoccupare, Ryan. Dai, sto io con te. Supereremo dai, le trincee. Dai, con la pistolina, sto io con te. Oddio, dai. Oddio. Ah! Un crepa. Sì. Oh. A proposito del soldato Ryan, in tedeschia, il film è uscito sotto il nome Uccidete il soldato Ryan, secondo me. Cioè, se uccidete lo vedi dalla parte di Hitler. No, però se lo vedi davvero dalla parte dei tedeschi, sarebbe Uccidete il soldato Ryan. Infatti lì Infamous è uscito solo che potevi fare solo la storia da cattivo. E la scelta finale era quella dell'olocausto. Sì. Oddio, forse è meglio non parlare di certi temi che poi ci arrivano i moralisti. La bomba, boom. Kaboom. Abum. Aumentate il mio onore. Ragazzi, mi scappo rotto. Vabbè, dai, brutto in diretta, mica male. In mondo visione. Cani. Io ho paura. Dov'è Matteus? Sto riparando le varie porte. Aspetta, ci sono i cani, è vero. Oddio. Lui muore per primo e noi ci salviamo. Lasciate perdere che la condizione in cui sto registrando è abbastanza orribile perché ho le cuffie che sono col filo corto e quindi vedi che sono tipo piegato e e la TV non vedo bene. Piegato in quanti gradi? No, non vedo bene la sfumatura di colore, quindi non mi ero reso conto della nebbia da Silent Hill. Aspetta, mi sposto un attimo il computer. Un secondo solo. Attenzione dietro! Attenzione! Sì, perché? Oddio, va in bagno. Tardi. E hanno grazie, fatto una mucchietta ragazzi, su di noi. Gentili. Cerca di ammazzarli tutti se riesci. Velocemente. Così. Perché se ti metti a curarci già da mo finisci proprio. Fritto. Qua io mi infilo in questo cane. Vabbè, basta. Io ancora non sto morendo proprio tanto. Madonna, che palle! Guarda, uccidi sto questo. Morendo ma ok, poco, eh. Cerca di rianimarci. Non le prendere, aspetta. Ok, intanto ricarico. Grazie. Vai. Ditemi quando tanto le prendo. Tanto per voi, ragazzi, cioè. Ok, io ho ricaricato. Bene. Mi dovete dare i soldi, ragazzi. Ho aperto un'altra porta e mi prego anche il coso, il meteorite. Ah, l'avete preso prima? Dov'è il meteorite? Il primo l'avete non l'ho preso io personalmente. Ma io non ho l'altro. Ti no. Giuro, vabbè, io tanto non l'ho messa questa cosa. Oh. Sì, poi c'è la musichetta. Come non la sai? No, non la so. Oh, ragazzi, ho aperto la porta del 3A. C'è quella canzone che si chiama 115. Sì, ma se prendi sti meteoriti non come fai? Hai aperto. Non apri la cosa, non apri la leva. Quella no. Non farlo per nessuna ragione. O ti venga a sgozzare. Perché poi iniziano ad esserci quelli che non ti fanno capire niente. Aspetta che faccio una scarica. Tu uccidili in un modo nell'altro. Devo ricaricare. Ok. Grazie. Perfetto. Non l'ho mai capita la battuta dello scoiattolo cieco che segna l'ora giusta. Cioè, almeno io, Lo scoiattolo cieco lì. No, che c'è l'americano. C'è l'americano che quando si rialza fa la battuta. Anche uno scoiattolo cieco segna l'ora giusta, non so quando, non so perché, non so con chi. Ma dove siete? Troppe cane si fumano. Sì, mi è arrivato un messaggio da Pathos, mica male. Lo leggerete dopo. Mi sa che lo devo censurare perché questo. Cioè, io non lo so. Vabbè. Ma dove siete? Mi arrivano bestemmie mentre gioco a COD. Non così. Messaggi subliminali. Mica male. Che palle, abbiamo già riparato tutto e quindi non posso fare più punti. Che cazzo, oddio. Ok. Ma dove state? Ma
Ma non c'è la fase delle qua. Armi di solito di qua? No, sì, è sì. Teoricamente è scelto a caso. Ovviamente siamo una massa di sfigati, quindi. Tanto per stare qua a combattere i zombie. Dobbiamo stare ancora a combattere gli zombie. Probabilmente dobbiamo aprire la leva per trovarla. Cioè, perché mi pare che nel primo giro deve uscire sicuro. E se non uscisse sarebbe una cosa davvero bastarda, effettivamente. Che cazzo, ragazzi? Una domanda, giusto così. È quello di cui stavamo parlando. Appunto. Se voi parlate in codice. Sto parlando in codice. Come parla? Ho trovato le munizioni. Là, cieco che segna lui. Sì, ma quello ne stiamo parlando mezz'ora fa. Piglia le munizioni. Io ho finito. Io muoio. Piglia le munizioni. E io muoio. Dai. Aspetta, che mollo le granate. Granate. È una granata a grappolo. Bro, sai il granadu. C'è la bomba, c'è la bomba, c'è la bomba. Prendi la bomba. Ragazzi, buono. Curiamo il recettore. Sì. Tanto gli rendo il favore. Dai, io prendo apro la leva perché non voglio stare mezz'ora qua. Poi abbiamo abbastanza soldi. Così mi piglio anche il coso, il Juggernaut. Il Juggernaut. Ok, ora come va a cagare, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo la cosa. Raga, non abbiamo la cassa. Compro io, ragazzi, dai. Tipo guardiamo un filmino. Non abbiamo la cassa comunque, dobbiamo aprire le altre porte per trovarla. Sì. Io direi di farlo. Ma adesso farlo. Arrivano i Nova stronzi? No. Sì, arrivano loro che non ti fanno capire un cazzo quando li ammazzi. Ah, il Smigol. Sì, ma non dividiamo. Ok, ho pietre e meteorite. No. Ok, io sono al teatro. Aspetta, non avevo visto il bancone che c'è qua quando passi da questa porta. Sì, ma mi sa che sta sopra, appena apri quello vicino all'interno. No, c'è scritto sulla mappa, aspetta, arrivano, infatti che non ho molto tempo di controllarla. Attenzione, raga. Arrivano i nuovi. Mi pare che sia dove sia il meteorite. Ma no. Occhio. Aspetta che ti curo io. Dannazione. Guarda se mi stanno venendo addosso. Sì, dietro. Ti stanno inculando. Ok, tanto resta un bordello di colpi. Ma mi compro il rianimatore. Che tanto col combinato col Juggernaut vi rianimo all'infinito, praticamente. Quella bibita blu sarebbe. Oddio, oddio, quanti ne stanno? Sarebbe tipo la Gatorade. Non vedo più un cazzo. La Gatorade. Oh mamma. Ti bastardi di cosini. Dai. Oh Sixy, vedi se riesci a comprarti il Juggernaut piuttosto. Qual così è? Duri. È la bibita rossa. Sì, aspetta. Teschio, ormai c'è. Abbiamo un problemino. Ah, il teschio, c'è il teschio, ho preso il teschio. Oddio. Così muoio in un colpo. Dan, 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 dan. Ok, stiamo facendo una bella. Ehi, aspetta, lì c'è uno zoppo. Vedete se ne è uno. Dietro, dietro. Ok, uccisi. Ok, pare che sia una cosa. È questa qua, prenditi. Sì, sì, ce la faccio, prego. Ragazzi! Io direi di iniziare ad aprire qualche porta. Perché ormai siamo al round decimo. Ragazzi, sento una canzone, ragazzi. Io non la che sento. Che è Gigi D'Alessio? Io la sento. La domenica d'agosto quanta neve cadrà? No, sento le canzoni. Dan, 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 dun, dan, dan, dan. No, io non la sento. Ho alzato anche il volume della televisione. Effettivamente la porta è chiusa. Boh, aperto. Mi pare sia questo dove ci sia la cassa. È da me! Mamma mia, che schifo. No, non c'è la cassa, bello. No. È da me la canzone. Perché siccome sono un coglione. Ok, è partita. Ho soltanto 14 di munizioni. Gran cazzo. Ah, raga, ok, ho aperto anche dove c'è la cassa random. Buono, però buono, qua è ancora un vicolo cieco. Se qualcuno viene ad aprirmi sta porta qua, così riusciamo a fare il giro ogni volta. Ma dove l'hai aperto? Va al diavolo. No, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Tra tutte le armi mi doveva dare l'SVD il drone. Ah, eccoti. Arrivo. Geronimo. Ok, qua stiamo. Venite, correte, correte. Attenzione, correte. Qua, è qua sotto. Ah, ma sono i cani ancora. Sì. Vabbè, li massacriamo. Oddio. Ho finito le munizioni. C'è solo il Dragunov, raga. Tu, io sono tra la pistola. Fai no, scoop. E infatti, quello che sto facendo. No. Via, via, scioccano di me. Anche io ho finito le munizioni, sti cazzo. Bello. Vaffanculo. Non so se li sto colpendo, Granata, 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 granata. No, granate, a cazzo. Fammi correre. Aia. Ah, ok. Che cazzo sta succedendo? Mi ero visto nel lad una granata che per fortuna. Granata scoperto... molto. No, non era mia per fortuna, se no era esploso. Io con l'Olimpia. Mica male. Che va con Giuda. No, dai, che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Dov'è la cassa?
qua sotto. Però aspetta, prima ammazziamo sti cani, se no ti trovi. Ok, l'abbiamo ucciso, aspetta, okay. Fermati. Ok. Destati. Ok, io ho caricato. Anch'io. Vai. Carico. Ok, fatto. Dai. Allora, chi apre la cassa per primo? E c'è già qua la cassa, venite. La Matteo, apri la tua. Cosa? La cassa. Ah, ok. Allora, l'apro io. Sì, effettivamente. No, chi ha meno soldi? Vabbè, sì, no. L'ho presa io. Vabbè, un attimo. Vediamo la schifezza. Ok, l'RPK, mica vai, male. Vai. Dai, esci. Poteva andarmi molto peggio. Io direi di aprire pure questa porta per fare, che costa 1000, se riuscite. Va buono. Okay. Attenzione che morrono i zombie. Le bombe scimmie, so. Benissimo, sono utilissime quelle. Oh, Gesù. Combinate col mio Juggernaut, il mio rianimatore. Le scimmie. No, che io prima mi sono concentrato. Comunque, vedete se poi riuscite a, a fare abbastanza soldi per pigliare l'arma potenziata. Munizioni in zombie. Mannaggia. Ah, la scimmia ora o mai più. Vai, la troia. Buono. Che culo. Buttate granate, oddio. Buttate granate. Madonna. Che cazzo è un'oggia? Se stava Sasha Gay là. Subito. Un massacro. Buono. È perché questa parte, raga, dobbiamo evitarla. Eh sì. Però perché non dobbiamo aprire quella porta, sennò ci fottiamo, eh. Raga, dobbiamo scappare dal teatro. Ok. Oddio, non vedo niente. Vai, corri, ce l'abbiamo dietro. Corri, Jimmy, corri. Sì, ce l'abbiamo tutti dietro. Per citare un maestro di arte, il corri, Jimmy, corri. Corri. Ok. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Ecco. Non ci vedo niente. Neanche io. Ma raddoppio l'onore, questo è l'importante. Ok. Ragazzi, siamo arrivati a doppia cifra, eh. Non mica male. Tra un po' possiamo potenziarci la roba. L'avete attivato il teletrasporto? La roba, le mani ci potevamo potenziare. Aia, mi sono incastrato, no. Aspetta che li ammazzo io. Lasciami morire. Non devo morire. No! Vai via! No! Ragazzi. Okay. Il punto è che c'avevo anche il rianimatore. Le scimmiette. Rianima lui, così ti dirà la scimmietta pure. Grazie. Ah, ma che ce l'ha le scimmie? Scusate. Io e Six. Ah, ci avete entrambi, buono. Che palle, mi devo ricomprare i perk. Io una scimmietta, Oh ragazzi, se avete soldi in più, compratevi il rianimatore, che non sembra, ma è utilissimo. In pratica, in un secondo rianimate i compagni. Dove siamo all'inizio? È qua, all'inizio, il Quick Revival si chiama in inglese. Ok. Sa di anguilla affumicata affogata nel piscio di gatto, dice l'americano. Non mi ricordo cosa dice il giapponese, non ci ho fatto caso. Questo qua è così. Dov'è? Qua? Quello là. Ah, questo. Ovviamente darei precedenza tra i due al Juggernaut, però. Io ce l'ho tutte e due. Anche meglio. Perfetto. Il teletrasporto è attivato, no? Sì. No, inattivo. Ah, vado io. Vai tu. Infatti l'ha appena detto che sapeva di piscio di gatto. Vado io e vado a prendermi anche la cassa, perché c'ho soltanto un bazooka. Ok, perfetto. Quindi i gambizzati non uccidete? Sì, ovvio. Ah, c'è un gambizzato, quindi. Due. Direi. Ah, ecco perché. Allora sì, vado anche io alla cassa, va, che così mi cambio stemme MP40. Sì, anche io. Ok, no, uno li deve tenere. Vabbè, uno, ma guarda che lo gambizzato. No, perché sennò poi muoiono. No, sì. Non muoiono automaticamente. Ah, no? Li devi uccidere tu. E questo è il bello. La calma della tempesta. Cannone, oh! Il cannone. Hai la railgun? No, questo. Ah no, il cannone, sì. Io ho trovato la balestra, che non sembra, ma potenziata e potentissima. Ti fa rianimare i compagni sparandoli. No, quello è il coltello, quello è il coltetto. Coltetto, sì. Aspetta, ne stanno uscendo altri di zombie. What the fuck? Soldi. Sono povero. Oh, Manuel, riesci ad aprire sta porta? Sì. Perché poi è utilissima dopo, che ci permette di fare il giro più veloce. Vado. E apri. Ok, via. C'è anche quella volendo. Io non sì, so, scusate, ti faccio spendere un bordello, però. La cassa, lo sacchiotto, vaffanculo. No. No, meglio, così ci ricapita magari in una parte migliore. Eh sì, perché qua. Apri sta cassa, apri sta porta. Taniamo. Scusa, mi apri sta porta.
Quale? Questa qua, questa qua. Allora, io non è ovvio. Così vediamo dove è la cassa, allora. Uno dei poveracci. Vediamo se non, nella mappa la non lo dice. Scusa, abbiamo aperto. Ah, ok. È alla prima porta che abbiamo aperto, se vi interessa. Tanto non lo so di un peccato. Ci poteva capitare una parte migliore. Io direi che possiamo ammazzare i gambizzati. Aspetta, fatemi aprire la cassa perché ho bazooka. Aspetta un attimo. E possiamo. Aprite anche qualche. Cioè, chiudete qualche cosa. L'RPK. Chiudete qualche porta, vediamo. Sì, vabbè, ho sbagliato, ho tirato una granata. Io mi sono persi i gambizzati comunque. Ma erano dal cibo. Ah, ecco, sì, ne ho trovato uno, Uno. L'altro. Andiamo a fare una passeggiata. Picchiami, dai. Aia. Ah, fa male. Uè, amico, ti vedo il culo, amico. Tu, bro. Cioè, ancora vivo. L'accanimento. Ce lo stiamo molestando. In tre. Ci mancava il tedesco, però. Vabbè. Andiamo al teletrasporto? Stiamoci nelle vicinanze. Perché ancora non abbiamo molti soldi. Magari riusciamo a fare un bordello di soldi e potenziare. Sì, io la vedo male. Effettivamente la vedo malissimo anche io. Non ho colpi. Stiamo qua, stiamo all'entrata. Sì, no, stiamo nel teatro. Che. Stiamo qua all'entrata proprio. Ok. Ho 12 colpi. Buono. Attenzione, effettivamente anche io non ho molti colpi. La vedo brutta anche io, mi sa. Vabbè, tanto se siamo in difficoltà. Vai, non ci vedo più niente. Beh, tanto il cannone, raga. Quindi. Oddio. Ho le scimmiette e il cannone. Qui ce n'ho una di scimmietta. Eppure io, tanto la spiego io e poi. Oddio, un dado. Buono. Ah, ho fatto sì, raga, andiamo a teletrasporto, raga, che se non ci ammazzano che non abbiamo molti colpi. Raga, al teletrasporto, dai, veloci, veloci. Aspetta, alla Batmobile. Ah, perfetto, 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 il coso, la bomba. Il kaboom. Sì, ma mica sono morti. Sì. Soldi, oddio, oddio, ora o mai più. No, non entriamo nel teletrasporto per nessuna ragione. Dai, fate qua. Attiviamo le cose, le casse. Io sto bene. Il Famas mi fa cagare. Sto bene. Oh mamma. Dannazione. Non crepano questo. Mi ero pensato di essere morto. Sì, ok. Vai, uccidi istantanea. Vai. Perfetto. Oh, culo. Crepato. Non ci vedo niente. No. Vector. Cos'è? Va al diavolo, ho comprato un Dragon così a caso. Dammi la Spectre a sto punto. No! Quanti cazzo erano? Te la scimmietta! Sì, che aspetta. Ce l'ho io. Sì, raga, che tanto abbiamo un colpo per uccidere. E venimi a rianimare? Sì, c'è il rianimatore, guarda quanti. Ok. Hanno. Via. Visto quanto è utile. E ce l'ho anch'io, però perso. Niente. Cioè, c'è sempre l'Olimpia, ma non serve un cazzo. Sì, raga, avevo pensato di aver preso un'arma super figa, tipo il coso, l'Aug, ma in realtà era un Dragunov. Per ti fortuna illuso. C'avevo l'altra cosa, c'avevo l'altra cassa che c'avevo lo Spectre. E infatti tuttora c'è una Spectre, che schifo. La voglio infatti, io. Infatti io vado a cambiare arma. Meglio che l'Olimpia. Ma dov'è la cassa? È la prima porta aperta. Quella su? Che cazzo, sì. Dio. E infatti io me la sto andando a cambiare subito la Spectre, sennò qua non ce la faccio. Vediamo, raggiungici. RPK di nuovo, cazzo. Un'arma adatta a un guerriero. Ma che culo che c'avevo. Adesso mi capita una minchiata, i sassi. Non è altro RPK. Ma no, ma è così, è buona capire. La Python è buona, fidati. Ma sì, è buona, prendila. È una Raygun, un'arma a raggi un po' più debole. Sti cazzi. Guarda. Chi si accontenta gode. Così. Oh, raga, andiamo nel teletrasporto. Sì, avevi ragione. Vector, guarda. Raga, andiamo nel coso. Nel teletrasporto? Sì, dai. Poi faccio un altro. No! Va al diavolo, pensavo che era di un altro sta cosa. Oddio, mi sento un handicappato, ho ricomprato la Spectre. E mi è ritornato il Dragunov. Matteo, vieni che vi copro io. Sì, ma è una presa per il culo, sono pure stupido. Non è questo. Finché lo ammetti, dai. Meno male. Ah! C'è solo la balestra.
E il Dragunov, vabbè. Cioè io l'ammazzo a noscope sta gente. Morto. Dai. Cioè io sto continuando a fare il giro. Dai, ecco così, ok, ho 950, forse ora posso. Ci avete la scimmietta? Ma butti la scimmietta. Buttala veloce. Perfetto. Grazie. Oh mio Dio, sono un po' uno stupido. Guarda, continuano a menarmi. Ah! Mannaggia. Oh cazzo, oh cazzo. Ma cosa? Il coltello balistico e la balestra, cioè. scusami, ogni arma era meglio del Dragunov. Aspetta che prendo un perk. Su questa ragione. Calcio del muro. Oddio, raga, no. Però sapete una cosa? Sì, ti fa tenere tre armi. Ah, però. Però comunque, meglio prendere la alla fine. E vaffanculo. Non ti preoccupare. Non ho più scimette, raga. C'è il cannone che. C'è la bomba, c'è la bomba, c'è la bomba, c'è la bomba. Dov'è? Ah, ecco. È lì. Curami, curami, curami. Che culo. No, io. Teus, Teus. Sì, 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 sì. Mille soli. Purifichi le vostre anime. Buono. Va bene. Ah, ok, un po' di soldi. Per favore, un'arma decente. Non chiedo neanche tanto. Almeno mi viene un colpo col balistico. La Spectre, ma vaffanculo. Cioè, mi escono sempre le stesse armi a rotazione. RPK, Spectre e Dragunov. È la Treyarch che controlla. Non lo so, secondo crolla. Me me la settano loro. Ci avete munizioni? Cioè, ricaricate. No. Va, aspetta. Sì, sì, vai, vai. Ok. Perfetto. Oh, vai, benissimo. Or, ho di nuovo tutta la balestra. Poi siamo al 14, non è mica male. Infatti, alla fine. E non abbiamo neanche usato il teletrasporto. Raga, voi fatevi big money, così potete potenziare. Io almeno io continuo a barboneggiare, però vabbè, dai. Ah, il doppio punti. Ora mai più devo fare soldi. Sento un potenziamento, guardate cos'è. Ho tre scimmiette anche. Pure io. Qual è il potenziamento che c'è, scusatemi? C'era il calcio del qualcosa. Calcio no, no, sento il quando ci sono quei cose a terra, no? E sento ci dovrebbe essere qualcosa a terra. Forse il doppio punti semplicemente, non lo so. Oh, capito. Oh, andiamo al teatro. Un attimo. Sì. Ecco, 950 precisi. Deus. Un attimo, sto andando a piene un'altra arma. Non ci vedo niente. Vaffanbagno. Immaginavo. Ok, sei tu qua, io vado col cannone. Anzi, faccio il giro. Vedete se riuscite a rianimarmi un attimo. Sì, sì, io cerco di sopravvivere. Ragazzi, se volete potete anche lasciarmi morto, perché tanto non c'ho un granché. No, sto venendo io. L'unica cosa che mi dispiace è la balestra, attimo. Ma vabbè. La balestra non è poi così forte. Oddio quanto. Cazzo di smigo. Sento tipo l'M60. Non... Vaffanculo. Oh no. Niente di sta scimmia del cazzo. Dammi un'arma di me. Non di merda, buono. Guarda, il Dragunov. Io non ho più munizioni. Ma c'ho la palla. Ma cosa sto dicendo? Mi escono a rotazione le stesse identiche armi. Dragunov, RPK e Spectre. Sempre. Io sto morendo. Ok, ucciditelo. E tirati una scimmietta. È troppo tardi. E arrivo io, dai. Che c'ho la balestra. No, vado io. Vabbè, andiamo insieme. Infatti, molto meglio, andiamo di qua. Da, buttate la scimmietta io. Ah, perfetto. Dove siete? No, aia, mi stupo. Ah, vai, tu vai. Vai, io ti ho menato a te. Me l'hai menato a me. Tira un'altra scimmietta. Sono a terra. Via. Un'altra scimmietta, via. Rianima prima lui. Non so se ce la fa, perché qua c'è un casino maledetto. C'è la railgun. Ok, però sta ricaricando. Ah. Perfetto, bello. Perfetto. Io raga, rianimatemi solo se ci riuscite, perché tanto sì, non ve l'ho detto. Finietta. Io tanto sto solo continuando a barboneggiare, che muoio ripiglio almeno i soldi. Ok, non ho più scimmietta. Cioè, io gioco di balestra, vi rendete. Io ne ho ancora una volendo. Oh mio Dio, aia. Non ci vedo niente!
Spento dietro. Cazzo. Ah. Mio Dio, quanti sono? Voi non avete preso il Juggernaut. Vaffanculo. Io non ho il Juggernaut. No, perché il brutto è che alcuni me li trovo più o meno vicini, tiro la cosa della balestra e poi esplodo. Non so se vi posso salvare. No, vabbè, sì, posso salvare. Salva prima lui sicuramente, anche se sono caduto prima io. Lì c'è uno strisciante, quindi lasciatelo fare. Che cazzo è successo? No! No! Non so cosa è successo. Che è successo? Ma il Juggernaut, tio, un colpo mi ha dato. Secondo me erano 50 milioni. No, anche 50 milioni non l'ho ucciso. Abbiamo giocato una buona quarantina di minuti. Io direi che qua possiamo finirla. Sì, sì. 15 ok, round. Perfetto. Allora, quindi questo era il video della zombie di Black Ops che volevamo fare. Vi ricordo di ripassare dal canale degli Illegal Gamers, di cui The Recepton è uno dei fondatori. E non c'è nient'altro da dire. Io vi saluto assieme a tutto lo staff di GameStrip e ai due ospiti qui presenti. Salve a tutti. Bello, ragazzi. E ci vediamo alla prossima.